Il sito web è morto, ma devo mica fare i balletti su TikTok. E poi la mail, sì, però forse la mail non legge nessuno. E quell'altro di che cosa parlava? Parlava di funnel. Insomma, ti chiedi ogni giorno quale sia il senso e che cosa significhi fare marketing digitale per il centro ottico? Sono Alessandra Salimbene, esperta di marketing strategico, digitale e retail, con in più 25 anni di esperienza nel settore dell'ottica e dell'occhialeria. E oggi, in 10 minuti, faccio un po' d'ordine su che cosa significhi marketing digitale e in particolare marketing digitale per l'ottica. Il primo concetto, che tengo a sottolineare è che marketing digitale è fondamentalmente marketing e spesso si vedono tanti contenuti in giro, tanti video, tante proposte di corsi, di consulenze in cui si vanno a scomodare dei principi, passandoli per principi di massimo di marketing digitale, quando invece si tratta semplicemente dei concetti fondamentali del marketing. Quindi la cosa più importante, secondo me, la base per comprendere il marketing digitale è proprio capire che il marketing viene prima. E che quindi non c'è nessuna strategia di marketing digitale che possa funzionare se non c'è prima una buona strategia di marketing, se non si ha prima chiaro qual è il proprio posizionamento di marketing, se non si conosce il proprio mercato e se non si attua una pianificazione strategica e poi operativa efficace e costruita sulla base di una pianificazione ben congegnata. Quindi possiamo dire che il marketing digitale è quella parte del marketing operativo che va a definire la strategia di marketing di un'impresa sulle piattaforme digitali. E qui iniziamo a fare un po' di chiarezza, quindi marketing è la parte che sta un pochino a coprire tutte quante le attività, tutta la nostra strategia. Il marketing digitale è una parte dell'operatività. E quindi quali sono le caratteristiche principali che definiscono proprio il marketing digitale? Allora, in particolar modo, la cosa che viene più chiara è che nella stessa definizione di marketing digitale è proprio l'utilizzo degli strumenti digitali. Quando si parla di strumenti si parla sempre di operatività e quando si parla di strumenti digitali si parla sempre di una comunicazione mediata da architetture normalmente informatiche. Quindi se noi abbiamo una comunicazione mediata, sappiamo che questa può essere di due tipologie. Abbiamo già parlato nel video sulla comunicazione, tipologia asincrona e tipologia sincrona. Nel marketing digitale, infatti, rientrano per esempio tutte le piattaforme di chat, che sia Messenger di Facebook, che sia WhatsApp, Telegram o altre piattaforme di comunicazione in tempo reale. Questa è comunicazione digitale che fa parte del marketing digitale e che ha delle caratteristiche ben specifiche. Qual è infatti la caratteristica più importante di questa comunicazione uno a uno o uno a pochi che viene effettuata normalmente tramite chat su strumenti di questo genere? È che si tratta di una comunicazione interpersonale in cui fondamentalmente manca la comunicazione non verbale. Per cui a cosa dovremmo fare attenzione quando faremo comunicazione digitale, quindi marketing digitale su piattaforme sincrone? Dovremmo fare attenzione a come si utilizza la comunicazione verbale, quindi a come si parla o a come si scrive, andando a sostituire tutte quelle inferenze non verbali, che possono essere l'intonazione della voce oppure le espressioni del volto, la prossemica o i movimenti delle mani, appunto, che vanno sostituiti con delle altre attività, come per esempio l'inserimento di emoticon, le faccine, l'utilizzo di fotografie e l'utilizzo di una comunicazione verbale molto più accurata che non si presti a fraintendimenti. Però la grande parte del marketing digitale è fatta di comunicazione asincrona e quindi ogni centro ottico, quindi ogni azienda in realtà, ogni professionista dovrebbe avere un piano di marketing digitale che fa parte del suo marketing plan, quindi che va a inserirsi nel suo marketing mix. Scusatemi, uso tanti termini tecnici e tante definizioni perché questo ci permette poi di costruire un lessico che ci permetterà di comprenderci e capire meglio anche gli argomenti e i testi di cui stiamo parlando. Quindi all'interno del marketing mix e del piano di marketing dell'azienda ci sarà un piano specifico per il digitale. E quali sono le parti che comprendono questo piano specifico? Il sito web, per esempio, la presenza sui social, l'utilizzo di una newsletter o comunque l'avere una mailing list che metterei insieme al sito web al primo posto per importanza e poi tutte quelle attività correlate che possiamo appunto svolgere attraverso i canali digitali.
Però ci sono due elementi fondamentali che vanno definiti prima di andare a definire gli strumenti che vengono utilizzati per questo scopo. Il primo è l'attività di content marketing, ovvero non esiste una strategia di marketing digitale efficace laddove l'azienda non sia in grado di produrre nel tempo dei contenuti che siano dei contenuti di valore e che trasmettano una reale utilità alle persone, in particolar modo alle persone che sono nel proprio target. Il secondo punto, e che viene forse ancora prima anche del content marketing, è proprio il concetto di obiettivi. Così come in tutto il marketing e così come in tutte le attività strategiche, la cosa che dobbiamo definire è l'obiettivo che ci poniamo. L'obiettivo che ci poniamo attraverso le attività, per l'appunto in questo caso di marketing digitale. E per il centro ottico quali possono essere gli obiettivi più importanti da sviluppare all'interno della propria attività di marketing digitale? Beh, in primo luogo, tutte le attività di branding. Cosa sono le attività di branding? Sono quelle attività di comunicazione e di content marketing che consentono di, abbinare al proprio brand, alla propria insegna, al proprio nome, al proprio logo, una serie di contenuti e di valori. L'attività di branding è quell'attività attraverso il quale il nostro simbolo, il nostro nome, diventa simbolo che significa qualcosa. Ho parlato nel corso sul branding proprio di significazione, per cui attraverso il marketing digitale noi abbiamo la possibilità di esprimere dei contenuti che, erogati nel tempo, faranno sì che per ogni persona all'interno della nostra community il nostro brand, il nostro marchio significhi qualcosa. Qualcosa di specifico che dovrebbe essere coordinato e coerente col nostro posizionamento di marketing. Chiaramente, se parliamo di branding sia per la nostra insegna che di personal branding, ovvero tutto ciò che va a fare questo lavoro di posizionamento attraverso, cioè abbinando però i valori e i contenuti alla persona, quindi per esempio all'ottico o al titolare o comunque alla persona di riferimento all'interno dell'azienda, in modo che esso stesso diventi, come dire, un influencer in grado di condizionare i comportamenti della propria community e quindi portare di conseguenza fiducia verso l'insegna stessa. Altri obiettivi dell'attività di marketing digitale per il centro ottico possono essere poi ovviamente la crescita del parco dei clienti, per cui fare in modo che all'interno della nostra community, all'interno della nostra, del nostro territorio di riferimento, più persone vengano a conoscerci e quindi più persone siano interessate ad arrivare al nostro centro ottico. Questo viene fatto, secondo me, in modo più efficace nel momento in cui le attività sono orientate all'acquisire dei contatti, quindi quello che si chiama lead generation, quindi creazione di contatti, per cui attività di digital marketing che portano le persone a registrarsi, ad esempio, a una newsletter, a lasciare i propri dati, e non attività che cercano direttamente di stimolare l'acquisto. Questo perché, mentre è più naturale riuscire ad ottenere il contatto del cliente, magari facendolo registrare a una newsletter o facendolo registrare a un modulo in cambio di qualche cosa, piuttosto che stimolarlo a venire direttamente in negozio con uno sforzo molto più grande. Se invece si finalizza la lead generation proprio alla creazione del contatto strutturato, avremo poi un riferimento specifico, una persona con nome e cognome che potremo contattare nel tempo e fare in modo che si fidelizzi alla nostra immagine, al nostro brand, e poi successivamente sia più sensibile ad arrivare all'interno del nostro centro ottico. Terzo obiettivo, terza funzione che possiamo dare al marketing digitale è quella di supporto ai clienti, perché questa attività di branding, questa attività di content marketing non serve soltanto a creare nuovi contatti, ma serve anche a mantenere sempre viva, sempre caldo il rapporto con i contatti che già abbiamo. Per cui se i nostri clienti ci seguono, per esempio sui social, se i nostri clienti ricevono con regolarità la nostra newsletter, il rapporto, la relazione che già abbiamo costruito all'interno del centro ottico con queste persone verrà valorizzata nel tempo. Tutte le funzioni, tutto quello che viene realizzato all'interno di questo sistema di marketing digitale dovrà poi essere correlato a delle attività di marketing uno a uno, e quindi tutto quello che viene chiamato il marketing diretto o il marketing a risposta diretta, per cui le newsletter, i richiami, tutti quei messaggi anche personalizzati che possiamo automatizzare e spedire ai nostri clienti per alimentare anche in questo caso la relazione con loro e per stimolarli a rientrare nel centro ottico più spesso, e dovrebbero essere organizzati in quello che si chiama un funnel.
Che cos'è un funnel? L'abbiamo anche citato nell'introduzione. È un meccanismo che dovrebbe portare i contatti a diventare mano a mano sempre più vicini, sempre più stretti all'azienda, fino ad arrivare alla vendita. Normalmente un funnel di marketing digitale, che è qualcosa di molto simile a quello che viene studiato quando si va a elaborare per esempio la customer journey di un cliente, è un meccanismo per cui, proprio come in un imbuto, all'inizio si creano delle advertising, quindi delle pubblicità a pagamento o dei contenuti, anche la pubblicità a pagamento online fa parte del piano di marketing digitale. Queste pubblicità a pagamento dovrebbero contenere dei cosiddetti lead magnet, ovvero dei magneti, qualcosa che attrae le persone e li stimoli a registrarsi, quindi a lasciarci i nostri contatti. Successivamente questi contatti verranno alimentati in quella fase che viene chiamata lead nurturing, quindi proprio l'alimentare il contatto, e attraverso questa alimentazione, tra virgolette, attraverso questo coltivare i nostri contatti e rendere sempre più interessante la relazione tra loro e la nostra insegna, verranno portati poi a diventare effettivamente clienti. Quindi un funnel non è nient'altro che un meccanismo di marketing attraverso cui delle persone che fanno parte del nostro target di riferimento, da semplici prospect, diventano effettivamente clienti. Tutto questo messo insieme può comporre un sistema di marketing digitale efficace. L'ultima domanda che normalmente mi viene posta è: agenzia o fai da te? Consulente o fai da te? Ovviamente io sono di parte perché offro servizi di marketing digitale da molti anni e soprattutto nel mercato dell'ottica, ma non solo. Sono dell'idea che l'azienda dovrebbe decidere di mantenere all'interno quelle attività che sono congeniali ai talenti e alle competenze delle persone, ma nello stesso tempo avere delle figure di riferimento. In questo caso io consiglio, così come ho creato un'agenzia, perché servono tante figure differenti coordinate fra loro per poter rendere più efficace operativamente tutto il sistema di marketing dell'azienda. Da ultimo, posso dire che ho gestito e che ho creato l'agenzia di Vendere in Ottica come un'agenzia full service, in cui non viene fatto soltanto il marketing digitale, ma come dicevo si lavora su tutto il marketing e sulla formazione del personale, proprio perché ritengo che un piano di marketing digitale non possa prescindere dal piano di marketing generale dell'impresa. E nello stesso tempo Vendere in Ottica si offre come agenzia proprio specializzata sui temi e sulle dinamiche dell'ottica. Per cui la mia risposta a questa domanda così frequente è: verificate all'interno della vostra azienda quali sono i talenti presenti, il tempo che avete a disposizione e le competenze tecniche che vi servono per fare questa cosa, e poi affidatevi a un'agenzia possibilmente specializzata come Vendere in Ottica per coordinare e rendere efficace tutta la vostra attività di marketing digitale.